Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qui con Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. Buongiorno Pacifico. Buongiorno a tutti voi. Allora, sono giorni di fine anno importanti perché finalmente possiamo dire che i docenti e il personale ATA si accingono a percepire uno stipendio sostanzioso, anzi, possiamo dire una busta paga sostanziosa con appunto, l'importo stipendiale di dicembre, il 15 dicembre arriveranno assieme appunto allo stipendio la tredicesima e questa indennità di vacanza contrattuale. È per questo che vi abbiamo chiamato come ANIEF, che è un vostro vecchio cavallo di battaglia, possiamo dire, appunto questa indennità che viene aggiunta in un'unica soluzione. Vogliamo un po' fare il punto su questi importi che variano un po' mediamente tra 1.000 e 5.000 euro netti al lavoratore. Come sono composti e cosa arriverà anche magari con l'anno nuovo Pacifico? Ma certamente i 3.000-3.500 euro, poi giustamente parliamo di stipendi lordi e fascia media, riguarderanno la tredicesima e lo stipendio. Venivano dati anche l'anno scorso e verranno dati anche in futuro. La novità è che finalmente si è sbloccata, grazie ad ANIEF, l'indennità di vacanza contrattuale. Noi eravamo contenti del fatto dello sblocco, lo dicevamo da 2 anni, avevamo fatto delle diffide, c'è un ricorso in Corte Costituzionale. La legge prevede che i dipendenti pubblici, quando scade il contratto e quindi anche il personale della scuola, hanno diritto a un assegno che è pari al 50% alla scadenza del contratto mensile della inflazione programmata. E in questi 3 anni l'inflazione è cresciuta di 16 punti. Finalmente il governo sta dando un assegno pro rata che varia da 550 euro a 1.300 euro, dipende se personale ATA, primo livello, personale docente, ultimo livello, e certamente il brutto che sarà assorbito anche dalle tasse, quindi busta paga, più soldi si prendono, purtroppo poi per il sistema di tassazione saranno assorbiti, però è una prima voce che noi rivendichiamo con importanza che finalmente è stata sbloccata. L'abbiamo capito subito, da 2 anni lo chiedevamo. Finalmente una prima risposta. Quant'è invece secondo voi la copertura che bisognava dare, quindi quanti soldi bisognava assegnare in più al corpo insegnante e al personale ATA? Questa è una domanda dolente. Perché? Perché non basta solo rivendicare il fatto che ci saranno dei soldi in più. Purtroppo sono sempre pochissimi rispetto a quello che ci spettano. Spiego il perché. In questi 3 anni l'inflazione è cresciuta di 16 punti. La legge dice che dovremmo avere 8 punti di aumento. Gli aumenti saranno sotto i 6 punti, quindi sicuramente l'assegno che ci verrà prorata riguarderà una parte di quelle che ci doveva dare lo Stato per il 2024. Però non dobbiamo dimenticare che c'è un 2023 e un 2022. Tanti anni, l'anno scorso, tutti quanti chiedevano il 2013 nelle scuole, la diffida per il 2013, per recuperare il 2013. Ma io vi dico. Ma il 2022 e il 2023 stiamo parlando di 4.000 euro che lo Stato ci deve. Quindi lo Stato ci dà 1.000 euro, ce ne dovrebbe dare 4.000. Ecco perché abbiamo aggiornato quel modello di diffida. Noi non demordiamo, stiamo dando 1.000 euro, lo Stato ne deve dare 4.000. Purtroppo rimarranno esclusi da questi 1.000 euro il personale precario. Quindi i precari non percepiranno gli arretrati? Purtroppo no, perché ai precari gli è stato promesso nel disegno di legge di bilancio e non del decreto anticipi che avranno mensilmente da gennaio un aumento nel cedolino di quella voce che si chiama indennità di vacanza contrattuale, che per loro salirà mensilmente da 10 euro a 90 euro. Ed è questa l'anomalia: tutto il resto del personale rimarrà con 10 euro perché ha avuto l'assegno di 1.000 euro. Guardate, non è Quindi un discorso di giro di posta, è un problema concreto, cioè lo Stato sta cercando di dare alcune risposte, non vuole mettere i soldi che giusti per il personale della scuola. Noi riteniamo invece che la legge c'è, è vigente, quindi i precari possono fare subito ricorso. Perché ricorso? Perché è il principio di parità di trattamento per chiedere questi 1.000 euro. Tutto il personale, anche i precari, potranno invece inviare una diffida in attesa della sentenza della Corte Costituzionale e quindi per interrompere i termini di prescrizione per avere gli altri 4.000 euro. Guardate che nel 2013 erano 200 euro di arretrati, qua stiamo parlando di 4.000 euro che la legge in questo momento ci impone, mentre per il passato la legge bloccava l'indennità di vacanza contrattuale. bene, Pacifico, andiamo adesso sui contratti. Innanzitutto ce n'è uno che insomma sembra essere andato un po' nel dimenticatoio. Voi il 14 luglio, sia l'ANIEF
quasi tutti gli altri sindacati, tranne la UIL, Scuola e RUA, hanno sottoscritto un accordo. Era quell'accordo soprattutto, diciamo, per il 90% sulla parte normativa, però ecco, c'era e rimane anche una coda di carattere economico che sono circa 20-22 euro lordi al lavoratore. Che fine ha fatto quel contratto? È sotto lo scrutinio degli organi di garanzia, quindi Corte dei Conti, Consiglio di Stato, insomma, il Ministero MEF, Funzione Pubblica. Ci aspettiamo a giorni, non so se entro Natale, si diceva a settembre, poi ottobre, poi novembre, ma ci sono delle cose importanti, quindi la formazione dei minori di servizio per retribuito, la seconda, i permessi retribuiti per i precari, la terza, tutta una nuova normativa per il personale ATA. Siamo riusciti ad avere questi aumenti anche per il personale ATA, lo voglio ricordare. Perché me lo ricordo quando eravamo nei tavoli, mi ricordo come ho battuti sui tavoli in maniera biblica per far avere i soldi anche alle persone ATA e non solo al personale docente. E si poteva fare meglio, certamente, se ci fossero state risorse aggiuntive. Stiamo aspettando la sottoscrizione. È un contratto vecchio, però, per questo l'indennità di vacanza contrattuale ci spetta, perché parte dopo che scade il vecchio contratto, che ripeto riguarda il 2019-2021. Ma le sequenze contrattuali stanno proseguendo, no? Su quel contratto. Come Per sta alcune, andando? sì, per alcune categorie, per esempio per il personale delle scuole estero, ancora per la rivisitazione dei profili professionali per gli enti di ricerca, ancora per il personale dipendente delle aziende ospedaliere. Ci sono delle sequenze, però noi confidiamo anche per il personale ATA, anche per i famosi DSGA, il nuovo profilo degli EQ, ecco, delle elevate qualificazioni rispetto al vecchio profilo. Lì nel contratto abbiamo scritto, abbiamo fatto il contenitore. Ora, certamente in legge del bilancio ci aspettiamo dei soldi che vengono stanziati per riempire questo contenitore. Se non avessimo fatto quel passaggio, molto probabilmente non potevamo in futuro riempire quel contenitore. Bene, Pacifico, parliamo invece del nuovo contratto, quello che dovrà essere stipulato il 2022-2024. Innanzitutto, cosa vi aspettate a livello normativo? Credo che siano state create delle basi su quello che avete appunto sottoscritto, anzi sull'accordo di luglio, che poi dovranno essere riprese e ampliate nel contratto successivo, o no? Certamente, allora, nel nuovo contratto noi ci aspettiamo. Il ministro della Funzione Pubblica col governo ha stanziato 5 miliardi per il rinnovo dei contratti. Le risorse sono insufficienti. Punti di forza in futuro. Guardate che senza una specifica indennità per l'abuso dei contratti a termine per chiunque è stato precario, come ci dice la Cassazione, senza una specifica indennità di sede per chi lavora fuori sede, senza una specifica indennità di burnout, che ci permetta anche una finestra sulle pensioni. Allora, è senza nuove regole che vadano a abolire anche i vincoli sulla mobilità. Stiamo parlando di contratti che si andranno a chiudere solo su parti fisse, parti economiche. Poi c'è tutto il tabellare. Pensiamo che in questo momento bisogna andare in pensione con 43 anni di contributi e dopo il 27° anno di servizio non prendi più un aumento. E allora questo che cosa vuol dire? Dobbiamo aggiornare certamente le tabelle. C'è il problema della differenziazione tra personale della scuola primaria e della scuola secondaria. Ci sono veramente, veramente tanti, tante, tante cose. Cosa bisogna fare? Bisogna convincere il governo negli atti di indirizzo, non in questa legge di bilancio, nella prossima ancora, a triplicare, quadruplicare le risorse. D'altronde l'ultimo contratto l'abbiamo firmato dopo 4 leggi di bilancio. Quindi pensare di andarci a sedere in Aran ad anno nuovo e chiudere il contratto sarebbe perdere. E con questo chiudo, nel 2016-2018 è stato firmato un contratto dopo 10 anni con 14 punti di inflazione e il 3,48 di aumento. Noi non siamo disposti. Nel Questo. nuovo contratto voi avete questo ultimo, avete invece portato a casa quello di un anno fa, diciamo, oltre il 4. Quindi con il nuovo... Rispetto al Sì. 2,5 di inflazione in quel triennio, ricordiamoci, venivamo dal Covid, erano anni di Sì, deflazione, non di certo. inflazione. E quindi abbiamo recuperato quasi 2 punti rispetto ai 10 punti persi negli anni precedenti. Allora, un contratto si deve firmare quando date soldi in più migliori i lavoratori. Se non lo migliora, si aspettano. Ecco Sì, perché esiste l'indennità di vacanza contrattuale, che è certo, una però ok, salvaguardia, ti dà il 50% dell'aumento del costo della vita. due ultime domande sono diciamo legate a quello che abbiamo appena detto. La prima è: ma se le risorse per il nuovo contratto sono insufficienti e questa legge di bilancio non sembra, diciamo, soddisfare le vostre aspettative, questo significa che nel 2024 non si andrà a sottoscrivere il nuovo contratto come il ministro ha più volte augurato.
Certamente no, ma noi per questo diciamo, intanto pagaci l'indennità che ci spetta per legge. Ok, E allora, perfetto. utilizziamo questi soldi che ci sono per l'indennità. Guardate che non era normale, l'anno scorso il governo ha stanziato 0 euro per l'indennità di vacanza contrattuale, l'anno prima il governo Draghi aveva stanziato l'1,5, stiamo parlando di 16 punti di inflazione, noi dovremmo avere stipendi di 8 punti ora a regime e proporzionalmente più anni precedenti. Quindi ci sono dei soldi? Perfetto, noi lotteremo nel prossimo anno affinché vengano dati subito negli stipendi. Perché anche una cosa, questo la dobbiamo chiarire. Se metti i soldi solo per il rinnovo del contratto, se non si firma, i soldi rimangono bloccati. Se vi ricordate, l'anno scorso sono stato il primo, lo posso dire perché è pubblico, il contratto ponte, cioè io insistevo per questo mitico contratto ponte, nessuno capiva che cos'era il contratto ponte serviva a sbloccare delle risorse che erano lì nel conto corrente dello Stato e non nelle buste paga dei lavoratori. Ora non lo farei, perché? Perché in questo momento i soldi stanziati sono molto inferiori all'inflazione. Certo. Quindi se io parlassi ora di contratto ponte, significa che sarei disponibile a firmare un contratto per fare perdere, far Beh, impoverire i lavoratori. sicuramente non si raggiungerebbe neanche il 3%, immagino, figuriamoci il 4%. Comunque, ecco, per fare un po', ripercorrere un po' la storia, poi ci ha pensato Valditara, anche se sembra che dietro ci sia stato il MEF, a accelerare i tempi, o giusto un anno fa di questi tempi, a chiudere quel contratto 2019-21 che ha portato quel caso oltre 100 euro al lavoratore. Un'ultimissima, Pacifico, velocissimi, siamo in chiusura. Ma non è che questa indennità di vacanza contrattuale, finalmente considerevole, alla lunga possa andare anche un po' a depotenziare la forza dei sindacati? Mi esprimo meglio, mi spiego meglio. Quando andrete poi a effettivamente vi siederete al tavolo, con tutti questi soldi già assegnati al personale, quelli che invece mancheranno appunto da assegnare e che andranno a essere ripartiti per le varie funzioni degli insegnanti, per le varie attività scolastiche, non c'è il rischio che siano la parte più piccola e quindi di conseguenza la vostra azione sia un po', come dire, depotenziata? No, un contratto si firma in due, innanzitutto, e quindi se non ci sono le risorse per almeno allineare gli stipendi all'inflazione d'ultimo triennio, se riusciamo a prendere qualcosa ancora degli arretrati dei 15 anni passati, meglio, però noi dobbiamo recuperare questa inflazione. Quindi il governo ha fatto bene a stanziare finalmente 8 miliardi tra decreto anticipi e legge di bilancio per il rinnovo dei contratti e ne servono 16. Quindi deve, a nostro avviso, trovare le risorse, le può trovare se vuole andare a chiudere i contratti. Nel frattempo, come ci siamo detti, serviranno altri 7-8 miliardi in più per avere quelle indennità. Non è un caso che ANIF aveva chiesto 10 miliardi l'anno scorso per poter pagare, quindi non è che ci inventiamo le cifre, cioè i miliardi sembrano noccioline, non sono noccioline. Qua stiamo parlando del diritto minimo sindacale previsto dalla Costituzione. La Costituzione ci ricorda che noi lavoriamo per il progresso economico e civile della nazione, ma senza vilipendere la nostra dignità di lavoratori. Bene, Pacifico, abbiamo fatto, credo, un buon servizio per i nostri lettori, i nostri spettatori, riguardo appunto il punto sulla contrattazione, il punto sugli stipendi che finalmente, insomma, per una volta l'anno premiano anche il lavoratore della scuola. E a questo punto ci possiamo congedare e poi ci rivedremo con l'anno nuovo per una nuova stagione contrattuale. Grazie, Pacifico. Grazie, ne posso approfittare a questo punto per farvi a tutti quanti auguri di buon Natale e di serenità, ma soprattutto la voglia insieme di andare a costruire una scuola più giusta, che è la cosa importante. Dobbiamo farlo insieme. Il sindacato significa dasyun in greco, insieme. Quindi queste cose si fanno insieme, si può lottare, si può cambiare la scuola e grazie a voi per il lavoro che fate ogni giorno per tutto il personale scolastico.